Vengano. Quanti sono? 512. Ah. Si è cercato di radicare in loro il concetto che il nostro istituto non è altro che un allevamento di bambini, dove i genitori vengono a scegliersi i figli. Che idea carina. A me piacerebbe un bel bambino biondo, con gli occhioni celesti e grassetto. Ce l'ha un bel bambino bruno di quelli che riescono nella vita? Che cos'è? Un grillo. Oh, schiattato. Dammelo! No! Dammi quel grillo, ti dico! No! L'ho visto prima io! No, l'ho schiattato io! Eccolo, il bambino piccolo vincitore del bambino grande. Quello? Quanti anni ha? 6, ma sa già leggere e scrivere, è un bambino molto intelligente. Come si chiama? Marietto. Marietto! Hai picchiato Ettoruccio. È stato lui il primo. E perché avete litigato? Per il grillo. L'avrei scappato io e lo volevo lui perché è il più grosso. Cosa te ne facevi di un grillo? Allevarlo. Sai che ti dico, Marietto? Che darai metà grillo a Ettoruccio. Ma no, madre. Il grillo non ci vuol rompere. Se non muore. Magari gli do tutto il grillo. Bravo, Marietto. Te l'hanno fatta la vaccinazione? Ma certo. No, la mia signora si ricorda che il nostro bambino smarrito durante la guerra si chiamava Marietto, proprio Marietto. Ti piacerebbe, bambino, che questa bella signora fosse la tua mamma? No! Perché? Perché è una cicciona volante. Avanti, cara. Vieni avanti. Va. Su, va. Allora, Marietto, vuoi chiedere scusa a questa signora, la quale non è altro che la tua mamma, che ti aveva perduto a causa della guerra? Ma che guerra? La guerra c'è stata 10 anni fa, prima che io sono nato. Perché mi raccontate delle balle? Oh, Marietto, che cattivo frasario. Lo perdoni, reverenda madre. Già è stato punito abbastanza questo caro figlioletto mio. Si diceva la guerra per dire il periodo, ecco. Perché non spiega al bambino che bella vita lo attende in casa nostra? Vedi, mentre tu crescevi, noi ci siamo fatti una posizione. Sai, il commercio delle rosette e dei grissini è una cosa importante. E siccome tu sei il nostro unico figlio, un giorno tutto il forno sarà tuo. Lo sai che il nostro è il più bel vapoforno del quartiere? E a me che me ne importa del vapoforno? Adesso non ti importa perché sei piccolo. Vedi, Marietto, io proporrei di vederlo, questo vapoforno. Vedrai che ti troverai bene vicino alla tua mamma. Ma questa signora non è la mia mamma. Perché io la mamma ce l'ho già. Ma cosa dici, Marietto? Sì, madre, io la mamma ce l'ho già. È bellissima e si chiama Camilla. Marietto, dico, sei diventato matto. No, madre. Perché non glielo dice lei a questi signori? Io sono il figlio di Camilla. Signori, io vi assicuro che... Ma chi è questa Camilla? Mia mamma mi ha lasciato qui perché non poteva avermi con sé al teatro. Nel teatro? Sì, signora, perché mia mamma è ballerina. Una ballerina? Suor Celeste, porti via il bambino. Dove ti devo portare adesso? Il refettore. No, madre, dobbiamo chiarire. Noi non ci sentiamo di correre il rischio di crescerlo e poi veder saltare fuori una ballerina che dice io sono sua madre e bisogna restituire Marietto. Ma quale ballerina? Marietto ha inventato tutto perché è un bimbo fantasioso. Ha inventato tutto? Mi assicura? Le assicuro. Il fatto è che non gli siete andati a genio. Ma io un bambino così non so se sia il caso. Zitta tu! Mi assicura? La furberia è la prima dote per riuscire nel commercio. Questo è il bambino che ci porteremo a casa. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Ti scusi tanto, madre,
Ieri abbiamo letto sul giornale di quel bambino che è fuggito e ora siamo venuti qua a vedere se l'avete ritrovato. Marietto, anche loro. Già, da quando lo hanno messo sul giornale, tutti si interessano di lui. L'avete ritrovato? Ancora no, ma non c'è da preoccuparsi. Lo ritroveremo. A loro, perché interessa? Perché vogliamo... perché avremo piacere di adottarlo. Da quanto tempo siete sposati? Da poco. E non avete figli? No. No. Capisco. Beh, se loro proprio ci tengono ad occuparsi di un bambino, potrebbero prenderlo in affidamento e dopo 3 anni chiedere l'affiliazione secondo le norme del titolo 11 del Codice Civile. Loro non lo sanno che cos'è il titolo 11. No, madre. Informazioni. Informazioni sulla loro moralità, sulla loro consistenza. La messa. La sentite, la messa? Sì, madre. Mi permettono di far presente che Marietto è nato da una donna che morì all'ospedale dandolo alla luce. Non si sa di chi sia figlio. È proprio un figlio di... della provvidenza. Devo anche dire che Marietto non è un bambino molto consigliabile. Se loro volessero, noi di bambini ce ne abbiamo tanti. Se volessero vederne qualche altro prima di decidere... No, referenda madre, noi vogliamo proprio questo bambino, Marietta. Non insisto. Tengano però presente che il bambino è in grado di esprimere il suo parere. E siccome è scappato dalla casa di quella brava signora che voleva adottarlo, così potrebbe non volerne sapere neanche di loro, il che è molto probabile, anzi, perché quel bambino, sì, è proprio matto, matto. Figuratevi che si è messo in testa che lui la mamma ce l'ha già. Ha inventato perfino il nome di questa sua mamma immaginaria, Camilla. E come se ciò non bastasse, lo sapete chi è questa sua Camilla? Una ballerina.